Si sono svolte nel weekend appena trascorso le assemblee provinciali di Sinistra Italiana che hanno provveduto ad eleggere i delegati al congresso fondativo nazionale in programma a Rimini dal 17 al 19 febbraio. Nella città di Barletta, che ha ospitato l'assemblea della provincia BAT, erano presenti solo 148 dei 519 iscritti al nuovo soggetto politico che hanno votato all'unanimità lo statuto ed eletto i 17 delegati che andranno a Rimini. Tra i componenti del congresso fondativo nazionale ci saranno i consiglieri comunali barlettani Maria Campese e Carmine D'Oronzo, l'andriese Valentina Lomuscio, il tranese Mino Di Lernia. Con la nascita di Sinistra Italiana, ha detto il segretario regionale Nico Bavaro, ieri presente a Barletta, si dà voce a quella parte di Italia che chiede maggiori tutele in tema di lavoro e politiche sociali. Abbiamo incominciato questo percorso di scioglimento di SEL da un lato e di scioglimento delle altre componenti che poi sono entrate in Sinistra Italiana, l'abbiamo incominciato più di un anno fa. Abbiamo fatto un percorso molto lungo di discussione e oggi siamo nei giorni in cui inizia a prendere concretamente forma l'organizzazione e la struttura, e lo spirito è buono perché c'è una consapevolezza. E la consapevolezza è quella che o si riparte dalle questioni fondamentali della vita delle persone da sinistra, e cioè l'aumento delle povertà, l'aumento delle disuguaglianze, la distruzione che stanno facendo dei diritti fondamentali come quelli sul lavoro, il diritto alla salute, oppure ci sarà poca strada e poca vita ancora, non per la sinistra o per qualche personaggio politico, ma per il paese. Sinistra Italiana è pronta a confrontarsi con tutti, spiega Bavaro, ma rimarrà sempre alternativa a quella parte di centrosinistra che interpreta politiche di destra e dà vita ad alleanze con soggetti che dovrebbero essere i suoi naturali antagonisti. Un pezzo della sinistra in questo paese e anche in Europa ha incominciato a fare le cose della destra. È anche per questo che nasce Sinistra Italiana e diamo per, come dire, superato il centrosinistra. Questo vuol dire che non si dialoga con nessuno? Assolutamente no, il dialogo è aperto anche con e soprattutto con movimenti civici. In Puglia abbiamo vinto nelle ultime elezioni amministrative in molti comuni alleandoci con movimenti civici che erano sorti da battaglie su questioni ambientali, su questioni di diritti, su questioni come il lavoro. Nonostante le polemiche sul congresso di Foggia sospeso dopo l'accusa di tesseramenti gonfiati, Sinistra Italiana in Puglia ha fatto registrare oltre 2500 adesioni. È giusto e sacrosanto che a Foggia si faccia chiarezza su quello che è successo nel tesseramento. Non posso parlarne perché c'è una commissione di garanzia che se ne sta occupando, che al momento ha deciso di sospendere il congresso di Foggia. Non lo vedo come un dramma, non lo vedo come un problema, se serve appunto a mettere chiarezza e a definire dei principi basilari di democrazia al nostro interno. Per il resto lo stato di salute è buono, abbiamo un discreto numero di tesserati e siamo presenti in moltissimi comuni, in moltissime realtà, in alcuni addirittura amministriamo, quindi diciamo, ci siamo e siamo pienamente in forza.